Ragazzi, rieccoci qua con la sfida. Spero che questo sfondo vi piaccia. Oggi ho voluto fare una cosa un po' più particolare. Mi sono andato a cercare uno sfondo particolare. Bene, allora, di cosa parleremo oggi? Oggi parleremo di come... avete presente la batteria? La batteria... qualsiasi tipo di batteria. Anche la batteria della macchina, no? Cosa fa? Una volta che si scarica, si ricarica. Ok? Ecco, in questo video vi parlerò... di come ricaricare la nostra batteria, di come ricaricare la nostra energia positiva. Allora, vi do alcune chicche importantissime che vi daranno modo di avere sempre più positività attorno a voi. Allora, ci sono vari tipi di persone. Allora, intanto vi consiglio subito di accerchiarvi di persone positive. Allora, siccome in questo argomento c'entra anche molto il network marketing, voglio farvi notare che chi fa network marketing è sempre circondato da persone positive, come ad esempio non è un caso che si fanno seminari, open, convegni, ecco, da lì molte volte si prende energia positiva, quindi non è un caso che lì sono tutti positivi, perché è come una ricarica di energia positiva. Ok, oltre questo, nella vita, al di fuori anche del network marketing, accerchiatevi anche lì da persone positive, cioè persone che veramente anche con un abbraccio, un bacio, vi trasmettono emozioni, vi trasmettono positività, mentre ci sono altre persone che vi soffocano e cercano di succhiarvi energia, cioè perché siccome la positività per molte persone è come se fosse ossigeno, ok? E quindi hanno il desiderio di averla anche loro, magari non riescono e quindi vi trascinano nella loro negatività. Adesso vi voglio fare un esempio, che è questo esempio veramente mi ha fatto avere una visione di questo discorso fondamentale. Allora, non so se voi sapete, le rane hanno un comportamento particolare quando cioè non vi consiglio di farlo, ma veramente è così, ok? Le rane, se le dovessimo mettere in una pentola e gli diamo, diciamo, a fuoco, no? Dentro l'acqua, le rane inizialmente stanno bene perché a una temperatura media le rane stanno bene. Però cosa succede dopo pochi minuti? L'acqua inizia a bollire. Ok, se sono 10 rane, ok, non tutte si accorgono del pericolo, però una magari riesce a percepire il pericolo e che cosa fa? Cerca di scappare, cerca di scavalcare, di saltare, di vivere e uscire fuori dalla pentola, però non gli si dà modo di scappare, perché le altre 9 rane, non avendo percepito il pericolo, dicono devi stare qui dentro, e quindi la tengono e non la fanno scappare. Ecco, questo è quello che succede nella vita reale. Le persone che hanno bisogno dell'ossigeno e quindi di questa positività e ti vedono magari positivo, cercano di buttarti giù. Allora, il consiglio che ti voglio dare in questo video è semplicemente: targettizza e identifica le persone con cui tu vuoi stare, le persone che ti trasmettono energia, emozioni, che ti sostengono, che ti danno la pacca sulla spalla perché credono in te, ok? Bene, spero di essere stato molto chiaro, ci vediamo domani con la sfida. Avanti tutta, iscrivetevi al mio canale YouTube, seguitemi ancora, aggiungetemi alle cerche di Google Plus e visitate il mio sito www.ritornarsignare.it. Ciao ragazzi, a presto!